Lucia Buffo, andiamo adesso in Puglia, vicino a Manfredonia, il sito archeologico di Siponto, dove il passato riemerge grazie a un progetto innovativo. Vediamo. C'è chi l'ha definita archeologia virtuale. Di certo c'è che grazie alle trasparenze di una rete metallica elettrosaldata si ridà nuova vita alla basilica paleocristiana di Siponto, della quale erano rimaste solo le fondamenta. Grazie a questa installazione i visitatori possono immergersi in un periodo storico lontano nei secoli da noi. Sentire ogni visitatore che mette in moto la propria immaginazione, ricostruisce la basilica secondo quelle che sono le sue conoscenze storiche, e quindi possiamo dire che abbiamo alla fine infinite ricostruzioni di questa basilica. Comunicare il passato attraverso un linguaggio nuovo, così l'artista scultore Edoardo Tresoldi, autore di questo progetto. Però una cosa fondamentale che ha creato Siponto è stata quella di sfruttare un patrimonio storico per far esprimere un autore contemporaneo, comunque una contemporaneità. Accanto alla basilica la più recente chiesa romanica di Santa Maria Maggiore dell'età medioevale, ma che affonda le fondamenta nell'epoca romana, come dimostrano le colonne che si trovano nella cripta. Quasi un percorso indietro nel tempo, fino agli scavi ancora in corso nell'area adiacente, dove archeologi italiani e canadesi stanno riportando alla luce la Siponto medievale. Siponto è una città che ha conosciuto una vita lunghissima, perché nasce come colonia romana agli inizi del secondo secolo avanti Cristo, ma poi continua a vivere, abbiamo davvero secoli e secoli di storia da conoscere. Un laboratorio a cielo aperto dove l'arte ricostruisce il tempo. La situazione del